Grazie direttore Staderini. Lei chiaramente delineava questa figura del consumatore analogico, consumatore digitale. Se è così nel campo delle comunicazioni, nel campo dell'energia addirittura abbiamo un ulteriore step, un'ulteriore evoluzione, cioè quella del consumatore produttore, quella del prosumer. Presidente Porto, io le faccio due o tre domande, poi lei magari ci aiuti a rispondere a quello che può, perché so che ha impegni istituzionali e deve lasciarci a breve. Disciplina e tutela della figura del prosumer. Poi, figura e inquadramento della questione smart grid e ancora tutela di prezzo, si va verso un facilitatore anche nel campo dell'energia. Ultima domanda, questa interessa personalmente me, quindi insomma mi permetterà Vittorio di fargliela. Canone in bolletta rappresenta un meccanismo di sostituzione d'imposta attraverso il quale si può tentare di ridurre l'evasione fiscale. È ipotizzabile che questa sostituzione d'imposta possa essere poi adottata anche per altri tipi di imposizione sugli immobili, penso al caso di Mutasi o altre imposte locali. Su quello con cui ci può aiutare a capire, saremo infinitamente grati. Grazie. Domande impegnative, soprattutto l'ultima, a cui non mi sottrarrò. Grazie. Sì. Allora, buongiorno a tutti. Parto dal punto del prosumer, produttore e consumatore, e l'ho già sentito trattare dal collega Keppa sul discorso più generale dei nuovi servizi che vengono a crearsi tra operatori tradizionali e quelli nuovi. Ma nell'energia, il settore di cui mi occupo e in cui voglio rimanere, noi abbiamo dei germi di inizio di shadow economy, cioè ci sono delle possibilità adesso di farsi l'energia da sé, produrla, trasportarla e consumarla all'interno di una propria realtà, e quindi è chiaro che sta nascendo, sebbene a macchia di leopardo, un mondo che io chiamo di enclave, e poi vado sul punto, che è tutto tranne il mondo tradizionalmente organizzato, tradizionalmente regolato, che siamo abituati a conoscere nell'energia. Ma io credo che questo è solo il sintomo di un trend, di un fenomeno, e adesso provo a sintetizzare con un paio di slogan, che è sotto gli occhi di tutti. Allora, nell'energia da tantissimi anni, diciamo dalla nazionalizzazione in poi, siamo abituati a vedere un mondo di molto ben definito tra operatori, quelli che vengono chiamati professionals, e consumatori. Questo, badate bene, è indipendente dall'assetto più o meno liberalizzato in cui ci troviamo ad operare. Anche nel mondo del monopolio, dal 62 in poi fino al 1999, mi riferisco all'energia, ma nel gas è la stessa cosa, c'erano dei monopolisti che erogavano il servizio e c'era una chiara distinzione tra professionals da una parte e i consumatori dall'altra. Col mercato cambia poco, nel senso che certamente il mercato ha introdotto, la concorrenza ha introdotto grandi efficienze, ma dal punto di vista dell'assetto, delle relazioni, la cosa è rimasta uguale. C'erano i professionals da una parte, semplicemente rispetto al monopolio sono aumentati di numero e hanno fatto la concorrenza possibile tra di loro, e dall'altra c'erano i consumatori. Oggi invece siamo di fronte ad un fenomeno che sta emergendo, che io chiamo energy do it by yourself, cioè prima c'era un mondo di professionals do it better, lo faccio un po' con uno slogan americante, credo che lo capiscano tutti, sia in ambiente di monopolio sia in ambiente di mercato. Oggi siamo di fronte a questi due paradigmi, c'è ancora un mondo di professionisti e un mondo che sta facendo, alcuni dicono, del bricolage energetico, il mondo dei prosumer.
Però, e qui arrivo al punto che ha trattato Chietta prima, il collega dell'antitrust, queste enclave in cui il prosumer fa tutto da sé, fa una specie di bricolaggio energetico, possono essere deregolamentate, nel senso che la Shadow Economy prevederebbe che proprio queste enclave diventino dei black box all'interno dei quali non c'è più questa, per definizione, questa chiara distinzione tra professionisti e consumatori, ma c'è quello che nello studio di quest'anno chiama un ecosistema piuttosto che un sistema di mercato. Allora, noi siamo, io direi, al 99% come regolatore dell'energia quasi sempre d'accordo con l'antitrust, ma su questo punto no. Loro hanno fatto una segnalazione che riguarda i sistemi di distribuzione chiusi, al di là del nome un pochettino altisonante, che categorizza proprio queste enclave che possono essere più o meno deregolamentate. E l'antitrust conclude questa sua segnalazione dicendo che queste antitrust devono essere, come dire, una specie di black box, non me ne voglio Roberto, ma insomma per dare l'idea alla platea, all'interno della quale il sistema di tutele è evanescente. Anzi, tutta la segnalazione dell'antitrust porta diverse motivazioni, ma manco una fa riferimento alla necessità o alla non necessità di mantenere un sistema di tutele all'interno delle enclave. Noi come regolatori, non necessariamente perché abbiamo una deformazione professionale e ci dobbiamo regolare tutto, però diciamo che questo ambiente, questo sistema di distribuzione chiuso, dove esistono dei consumatori, esistono dei clienti finali all'interno, occorre per questi sistemi porsi prioritariamente, prima di tutte le altre motivazioni, porsi prioritariamente il problema: ma c'è necessità di avere delle tutele all'interno di questi black box, cioè devono essere degli enclave deregolamentati o no? Questi tipi di tutele possono essere di tipo ex post, quindi un intervento dei nostri amici dell'antitrust, o devono necessariamente mantenere, perché oggi ce l'hanno nei sistemi normali, dei sistemi di tutele ex ante, che poi siano soft o iperregolamentazioni. Io qui su quel punto, quando si parla di iperregolazione, mi viene sempre da sorridere, perché iter significa, per definizione, rispetto a qualcosa che viene, rispetto ad un benchmark, può essere una cosa sproporzionata o meno rispetto ad un livello giudicato da tutti necessario e sufficiente. Allora, ancora una volta, se si ritiene che il cliente finale, il consumatore, per stretto senso, là dentro, in questi enclave, ha necessità di avere una tutela, un sistema di tutela, e se lo deve avere zante, non esiste la categoria dell'iperregolazione o meno, esiste la categoria della regolazione per potergli mettere il sistema di tutela. Oppure si può decidere che si va solo con il discorso delle tutele ex post. Molto possibile, lo vediamo in alcuni esempi, ma occorre, e lo dico per l'ultima volta, porsi il problema, come dire, proprio a partire dalla necessità di mantenere o no o allentare il sistema di tutele all'interno di questi pezzi di shadow economy, ovviamente nel mondo che mi riguarda, cioè quello dell'energia. Seconda considerazione. Sulla social economy, il rapporto fa una bellissima analisi di quello che potrebbe essere un esempio di social economy all'interno dell'energia nel mondo dei piccoli consumatori, che è questo strumento chiamato tutela simile, cioè questo ponte che consente al consumatore finale, al cliente finale, al consumatore energetico, di poter fare un anno di palestra, un anno di allenamento per andare ad acquisire le proprie forniture alla fine di questo periodo nel mercato libero, che
ripeto, sarà l'unico modo di avere dei fornitori consentito da tutte le normative, la normativa europea, la normativa nazionale e ovviamente anche la normativa secondaria, la regolazione. Noi abbiamo come italiani, il regolatore, l'autorità, ha posto in essere questo strumento, che è uno strumento, qui il rapporto lo definisce, uno strumento gentile. Cosa vuol dire uno strumento gentile? Che rispetta, secondo il mio punto di vista, al massimo grado la dignità del consumatore, cioè rispetta la libertà di scelta del consumatore nel transitare da un sistema che oggi si chiama nel mondo elettrico di maggior tutela per le proprie forniture alle forniture libere nel mercato libero. Un sistema gentile di massimo rispetto perché consente al consumatore innanzitutto un'iniziativa volontaria, non c'è nessun obbligo, nessuna costrizione, nessun pushing, nessuna cosa spintanea, ma c'è un'iniziativa volontaria, spontanea del consumatore e degli eventuali facilitatori. E qui abbiamo previsto un ruolo importante delle associazioni dei consumatori iscritti al CNCU per i domestici, oppure le associazioni di categoria per le piccole imprese, che dovrebbero svolgere un ruolo di facilitazione al consumatore finale che consapevolmente e volontariamente, lo sottolineo, entra in questo ponte per andare nel mercato libero. Il rapporto compara anche la differenza di approccio che c'è, che ci sarà tra il caso italiano e il caso inglese. Il caso inglese che arriva da un'altra esperienza, però anche gli inglesi hanno a che fare con un backbone, un insieme di clienti, diversi milioni, i due terzi come da noi, non è che sono molto diversi. I due terzi di tutti i clienti domestici sono dei clienti sticky, cioè dei clienti che non vanno nel mercato libero in maniera, come dire, spontanea. E gli inglesi hanno identificato uno strumento meno gentile del nostro, che è quello di metterli in un database, lo stanno facendo anche loro in questi mesi, e vedremo l'esperienza. Ci siamo dati appuntamento tra due anni per vedere quale delle due esperienze, sicuramente tutte e due hanno luci ed ombre, quale delle due esperienze si è avvicinata di più all'obiettivo, al risultato. Mettono i consumatori, o almeno i loro dati anagrafici e i loro riferimenti, in un database che viene posto al bombardamento di tutte le offerte, le iniziative dei venditori di energia elettrica e di gas. Noi abbiamo detto, guardate, noi preferiamo uno strumento più gentile, più volontario, perché in Italia una cosa di questo tipo credo che sia abbastanza ostica. Un altro punto, poi ho ancora uno finale e chiudo, un altro punto che l'autorità ha riportato nel consumerismo 2016, su cui l'autorità di regolazione è molto impegnata, è una regolazione proprio nel mercato libero dell'energia elettrica e del gas per consentire la creazione, la nascita della cosiddetta offerta standard. Un'offerta che dal punto di vista contrattuale, non dal punto di vista dei prezzi, dovrà dare delle tutele rafforzate al cliente finale che entra nel mercato libero. Che cosa immaginiamo? Che all'interno del menu di offerte del mercato libero ce ne sia almeno una chiamata offerta standard che dal punto di vista della definizione del prodotto e delle clausole contrattuali sia appunto standard rispetto nei menu dei singoli operatori, proprio per consentire l'obiettivo della confrontabilità 100%, non dico uguaglianza, confrontabilità 100% di almeno un'offerta di fornitura tra tutti gli operatori. Quello che noi chiamiamo un sistema a tutele crescenti, prendendo un facile neologismo da altre cose,
a tutele crescenti, che consente la libertà del cliente finale più smart di negoziare quello che vuole, quindi il contratto che vuole, le clausole che vuole, ovviamente i corrispettivi economici che vuole, ma anche consente al cliente meno avvezzo a questo tipo di operazioni di trovare un riferimento per l'offerta standard da cui potrà partire per le proprie forniture. Chiudo sul discorso diciamo, del canone RAI. È chiaro che, lo dice molto bene il rapporto di stamattina, il nostro point of delivery, il POD, che è una banale etichetta anagrafica affiliata ad ogni punto di prelievo delle nostre forniture elettriche e gas, anche se nel gas si chiama PDR, ma, che vuol dire punto di riconsegna, ma è la stessa cosa, questo POD ha da sempre avuto e ha ancora un significato sul piano contrattuale, cioè è un dato che caratterizza una controparte, è un oggetto, non è un soggetto, ma che caratterizza una, un soggetto controparte sul quale si poggiano tutta una serie di costruzioni regolatorie per eseguire la fornitura e tante altre cose. Tra l'altro anche i dati di, come dire, dei meccanismi di contenimento della morosità sono tutti come dire, poggiati su questo piano contrattuale. Ovviamente con il canone RAI questo POD ha voltato pagina e ha aggiunto un capitolo, che è un capitolo eminentemente fiscale. Quindi la domanda è, ma dopo la prima pagina del capitolo fiscale appoggiato sul POD, che è il canone RAI, ci potranno anche essere altre cose? Io non lo so e non voglio rispondere. È chiaro che il POD ha un valore informativo, che è quello di dire che in un certo punto nel territorio italiano c'è un prelievo di energia elettrica. Questo può essere utilizzato, come è stato fatto nel canone RAI, per dire laddove c'è un'utenza elettrica, salvo una, come dire, richiesta di esenzione, un certificato di non utilizzo, c'è anche, questo è, come dire, si ipotizza, è un dato capacitivo, potenziale, si ipotizza che ci sia anche un'utenza televisiva. Certo è che andare oltre a questo e immaginare che il POD abbia anche un valore informativo più potente, non lo so, sto pensando a un dato informativo reddituale, un dato informativo patrimoniale, mi vengono un pochettino i capelli più bianchi di quelli che già ho. Quindi il POD è certamente uno strumento, è stato utilizzato per la prima volta sul piano fiscale in maniera capacitiva sul canone RAI, però come dire, vediamo già subito i limiti di questo tipo di ragionamento sul piano fiscale. Mi voglio concludere con una, però non è una provocazione, una proposta. Siccome noi elettrici, diciamo, abbiamo, non elettrici, il settore elettrico ha consentito attraverso l'utilizzo del POD di veicolare, perché non è, lo dico per l'ultima volta, guardate che il canone RAI non è una voce della bolletta, è semplicemente appoggiato a uno strumento contrattuale che è quello della fattura della bolletta. È un'esazione che viene e si e utilizza un veicolo, ma non è parte di quel veicolo. In ogni caso, non è stato facile far passare questo messaggio, perché all'inizio è una voce della bolletta. Però il punto la proposta che volevo fare era: visto che il veicolo della bolletta elettrica ha consentito, e i primi dati ci stanno dando dei numeri positivi in termini di gettito del canone RAI, ha consentito allo Stato di utilizzare questo veicolo per avere un importante gettito di esazione di una tassa, quindi del canone RAI, e mi sembra che questo gettito sia, non dico superiore all'attese, ma sia cospicuo rispetto a quelli che erano i dati che si immaginavano in termini di riluttanza a pagare il canone.
Io dico, come, perché non immaginare che il servizio pubblico radiotelevisivo aiuti reciprocamente il settore elettrico e in particolare i consumatori, facendo delle particolari azioni, iniziative di servizio pubblico RAI a capacitazione del consumatore. Cioè noi elettrici abbiamo aiutato questo nuovo modo di avere il gettito RAI, il gettito in qualche modo, perché non immaginare che parte di questo nuovo servizio, o meglio, di questo finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo non vada reciprocamente ad aiutare, ad innalzare il livello di capacitazione informativo e formativo del cliente finale. È una proposta, non è assolutamente un qualcosa già visto, ma io credo che sia, come dire, nell'ambito della collaborazione istituzionale. Grazie. Allora, intanto voglio dire che la comunità di energia è risultata contenta. Voce con lo sentito. Risulta, si sente, magari io faccio un po'. È più smart, nel senso che è un'autorità che si avvale di uno strumento della social economy, che in Italia esisteva, che è il collective switching. Che cos'è il collective switching? È la possibilità di una serie di consumatori organizzati in una piattaforma di contrattare, di negoziare direttamente con la compagnia che fornisce l'energia delle condizioni particolari, e quindi come vedete è un esempio di sharing molto, molto evoluto. Loro l'hanno utilizzato, l'hanno secondo me introdotto nella proposta di tutela simile, nel momento in cui propongono alla disposizione dei consumatori di farsi collettori presso i consumatori, quindi di raccogliere delle grandi quantità di soggetti che, dico negoziano veramente, però che comunque si avvicinano all'opera simile, che è questo contratto base, quindi siete molto social e molto sharing. L'altra cosa che volevo dire è questa: io sul canone in bolletta non ho niente da dire, sì, nel senso che è una delle tante forme di superamento di evasioni fiscali e non, per cui va bene, però c'è un fatto che il rispetto al costo mensile trimestrale, se volevo, della bolletta, questa cifra è piuttosto cospicua. La parte invece del consumo che ogni consumatore può individuare come il suo consumo, cioè la parte in cui può scegliere di consumare un po' di più, un po' di meno, e quindi se questa scelta di contenimento di consumo energetico non è ispirata da un sentimento ambientalista, ma è proprio quella di cercare di risparmiare, aggiungendo sulla bolletta anche questa cosa della RAI, che è piuttosto cospicua, scompare ancora di più il vantaggio economico di fare risparmio energetico. E questo forse è un aspetto da considerare adesso, tutti ci abbiamo presente, perché è l'attualità che su quella bolletta una quota cospicua è il canone, e quindi siamo ancora capaci di distinguere. Tra 10 anni secondo me non ce ne accorgiamo più, e quindi la spinta al risparmio energetico per motivi di risparmio economico si perde, peccato. Assolutamente. Semplice, una veloce replica per metterci, come dire, anche a confronto con gli altri in Europa su questo ultimo punto che è molto importante. Il canone RAI, almeno per il 2016, vale 100 euro.
e studi annuali e la bolletta di nostro diciamo, famoso utente tipo, quello del certo consumo all'anno elettrico, è intorno ai 500 euro, quindi abbiamo un 20% di ulteriore aggravio che non assolutamente è molto, molto significativo. La parte energia, su cui l'utente può scegliere o di rivolgersi al mercato libero per avere eventuali sconti, di avere un comportamento consapevole e ridurla attraverso l'efficienza energetica, rispetto a quei 500 euro oggi ammonta al 40%, quindi è una parte non così evidente ma abbastanza rilevante. Dove voglio arrivare? Se noi guardiamo il dato tedesco, il domestico medio tedesco, mutatis mutandis facendo tutte le radici quadrate possibili, immaginabili, per poter arrivare a un minimo di comparazione, settene a spanne, paga rispetto ai nostri 18 centesimi al kilowattora, che è il prezzo unitario del domestico italiano, paga, tutto compreso, all inclusive, paga il tedesco 30 centesimi di euro al kilowattora, quindi quasi il doppio del dato italiano. Ma la cosa più importante è che nell'utente tedesco di quei 30 centesimi la parte di energia, cioè quella di cui abbiamo detto prima, su cui il consumatore può azionare qualche leva, è solo 3 centesimi. Quindi già la Germania, l'utente domestico, lì c'è una politica industriale di un certo tipo che viene a caricare sulle famiglie gran parte degli oneri generali del sistema, però già la Germania è in un mondo in cui le eventuali leve che loro hanno a disposizione per ottimizzare la parte di fornitura vale il 10% e quindi niente. Ci stiamo spostando anche noi lì, lascio il punto. La risposta alla prossima, grazie.